Per me il bullismo è ignoranza pura. Se mi crei dei problemi, io te le suono. Signori, signore, ecco a voi il bullismo! Londra, in Gran Bretagna. Tom Daley, l'olimpionico inglese considerato un'autentica promessa dei tuffi, è stato costretto a lasciare la scuola perché vittima di episodi di bullismo da parte di ragazzini gelosi della sua fama. Un ragazzo più grande, dopo averlo chiuso in un angolo, gli ha detto che gli avrebbe spezzato le gambe. In queste condizioni non voglio più andare a scuola. Abbiamo lo stacco del ritornello, perché noi vorremmo, sulla cosa che abbiamo scritto l'altra volta, che vi ricordate, una delle prime volte abbiamo scritto quella specie di quartina, vorremmo che diventasse una sorta di ritornello finale da ripetere tutti insieme, nel senso che loro giustamente si sono scontrati, però secondo me se tutti, giusto, nell'entusiasmo poi di questa cosa, chiudete almeno tutte insieme sparando a tempo questa cosa che abbiamo scritto, è un modo per dare una chiusura. Oggi come lavoriamo? Rivediamo quello che abbiamo fatto. E vi ricordate tableau vivant, le varie scene, senza musica ovviamente, ce la immaginiamo. Io vi fermo, andiamo avanti nelle prove. Il bullismo non è un problema, tanto sto dall'altra parte. Tum, aspetta la mano e tum, pa, così. Proprio finta. Vorrei vedere qui davanti la mamma, al contrario. La mamma e il papà. Papà leggermente dietro. Per fortuna i miei genitori che mi danno sostegno. Danilo, dimmi, ci puoi accendere la tastiera? Per favore sedetevi ragazzi. Speramento con la sinistra. Vinto nelle scuole! Ragazzi, io sono molto emozionata perché è stato un lavoro durissimo. Per tutti quanti, ma soprattutto per chi si è messo in gioco, perché so che avete veramente faticato tanto con ritrosie, momenti di defiance, ma alla fine siamo qui. Abbiamo capito che le ricette contro il bullismo sono il gruppo, la solidarietà e anche la musica. Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Credo degli esseri umani che hanno coraggio, il coraggio di essere umani. Mark era un ragazzo che frequentava la prima superiore dopo essersi trasferito dalla sua città natale, Dublino, a Genova. Medi e Mattia erano due bulli che lo perseguitavano, con insulti riferiti al colore dei capelli e all'accento straniero. A questo punto intervennero gli amici di Mark. Da quel giorno i bulli lasciarono in pace Mark. Ciò che la vita toglie, la vita dà, ma lo sai anche tu, neanche la vita ti ridà indietro la gioventù, ma non puoi farci niente, anche se sai che tutto è sbagliato, come un tatuaggio nell'anima già, perché ne rimane sempre segnato, come è successo a Chiara, tutto parte da un SMS, di resto è soltanto una storia amara. Un messaggio da uno sconosciuto. Oh sfigata, ci vediamo alle 15 davanti alla scuola. Ti pentirai di quello che hai fatto. Corri, sarà peggio per te. Chiara! Cos'è successo? Sono tornato dalle Olimpiadi di Pechino, dove mi sono classificato settimo.
Fuori dalla scuola sono molto apprezzato dal pubblico, dalle persone, mentre all'interno sono preso di mira da dei bulli che sono invidiosi della mia fama. Oh, come stai? Oh, quanto mancano? Per fortuna avevo dei genitori che mi stavano accanto in ogni momento. E fu grazie a loro che ho preso la decisione. La decisione di abbandonare la scuola e di scappare dai bulli. Sono pesante. È lo vero che è iniziato spettacolo. Bullismo nella vita resta solo un ostacolo. Cercati uno della tua stazza, razza, faccia. Che stai infame, non ci stai nella mia piazza. Di stop al bullismo. Ah!